Raga, piccola promessa di iniziare. Sì, dal titolo avrete letto che siamo su Dragon Ball White. Come ho detto, sul video di Minecraft la chiamerò così. Piccola promessa, vi volevo dire che la storia non ci sarà. Io già c'ho il mio personaggio con storia fatta e potenziato quasi al massimo, quindi ragazzi, non ci sarà la storia, ci sarà solo questa serie. Ragazzi, io direi che possiamo iniziare, ci vediamo al prossimo episodio. Ah, e vi volevo dire che viaggeremo faremo questa serie dove viaggeremo per tanti mondi paralleli, quindi iniziamo. Bella! E bella a tutti ragazzi, sono Massimo e siamo qui in un nuovissimo video ragazzi. Oggi come vedete, come avete letto dal titolo, siamo su Dragon Ball. Cosa? C'è il dio della distruzione Bills. Io non ce l'avevo come maestro. Vabbè, buon per me, anzi, così non l'ho dovuto cercare. Ok, vi volevo dire che oggi siamo su Dragon Ball Xenoverse e oggi inizia la serie di Dragon Ball White. Vi avevo detto che lo volevo iniziare in estate, ma lasciamo stare. Allora, la storia che faremo è la storia di... Mettiamo il volume, perché anche quello abbassiamo. Se, come ho detto, siamo su Dragon Ball Xenoverse. Io già vi voglio far vedere dei personaggi che ho sbloccato. Il primo è Gogeta Super Saiyan 4. Poi ci abbiamo Bardock con Super Saiyan e parleremo proprio di lui in questa storia. Poi abbiamo Vegeta. Poi ho sbloccato Broly e Super numero 17, che non ce l'avevo. Quindi allora, questa storia inizia, come sapete, prima che inizi la storia di Dragon Ball, c'è una storia dove Freezer arriva su questo pianeta Terra per distruggere, sul pianeta Terra, arriva per distruggere, no, che ho fatto? Vabbè, ragazzi, mi sto confondendo. Come stavo dicendo, allora... Vi stavo dicendo che Freezer arriva sul pianeta Vegeta e lo vuole distruggere. Bardock, sapendo quello che succede, avvisa tutti e solo una persona gli va a credere. Allora, succede che c'era Vegeta in questo mondo parallelo. Non guardate quella trasformazione. Riuscì a capire che veramente stava arrivando Freezer. Così arriva su questo. Arriva Vegeta. Bardock sta avvisando gli altri e nessuno lo crede. Mentre Vegeta si va a sfidare contro Ginyu. Fatemi vedere. Dov'è quello? Ok, arriva su questo pianeta e il primo che viene a combattere è Vegeta e Ginyu. Voi vedrete che Vegeta, allora Goku in questo momento è grande pure lui e Vegeta e Goku hanno una rivalità. Fra di loro hanno una rivalità, infatti in questa Vegeta, non vi vorrei spoilerare tutto, ma Vegeta va a superare Goku, lo va a superare. Ora vedrete, questo combattimento, come ho detto, questi combattimenti sono creati da me, non ci sono mod perché gioco sull'Xbox e non esistono mod per l'Xbox, esistono solo per computer e magari e niente, è solo per computer e basta, solo per PC esistono e non c'ho io Dragon Ball Xenoverse per PC, nemmeno c'ho il PC, quindi immaginatevi. Allora, proviamo un frantumatore finale. Come vedete, pure lui c'è un attacco, c'è l'attacco del meteorite. Perché vedendo gli allenamenti di Goku, come lo chiama lui Kakarot,
Ancora Goku non ha ricevuto quella botta in testa dove diventa buono. E va a succedere che Kakarot, Vegeta va a vedere gli allenamenti di Kakarot e Kakarot va ad usare questo attacco del meteorite e così se lo impara pure lui. Sarebbe questo attacco che lo lancia via. Poi ha imparato pure la spinta dello spirito, che quasi tutti i Saiyan ce l'ha. Non vorrei capire perché Goku non ce l'ha. Boom! Gino viene buttato a terra grazie a quella grazie a 30 colpi, così Ginyu viene eliminato. Ginyu viene messo a terra da Vegeta e poi spero che si veda bene, ragazzi. Se no rimetto quella di prima. Decidete fra questa e quella del video precedente di ieri. Come stavo dicendo, succede che dopo che Ginyu viene sconfitto, non è morto, Freezer lo prende e lo fa esplodere. Così arriva Bardock. Arriva Bardock, ma prima di lui riesce ad arrivare Goku. Goku non è proprio vestito da Saiyan, perché nessuno lo sa, si è, come posso dire, se n'è andato sul pianeta di nella Terra e ha incontrato un signore che sarebbe suo nonno. Questo signore è riuscito a fargli, indossare questa maglia, e così Goku vuole affrontare Freezer, ma Freezer ha una potenza molto alta. Infatti Goku non ce l'ha il Super Saiyan, ma senza che Vegeta lo vedeva si è andato a imparare il Kaioken. Se l'ha insegnato sempre, perché Goku, arrivando sulla Terra, ha avuto un modo crudele e infatti così senza morire se n'è andato. C'era un passaggio per i Saiyan che potevano andare negli inferi, andare e venire, e così Goku c'è andato e ha imparato il Kaioken da Kaioshin, però non ha imparato la sfera Genkidama. Boom! Freezer ha una potenza massima. Boom! Boom! Freezer picchia come niente Goku. Goku non riesce a parare tutti i colpi di Freezer. Goku è messo in molta difficoltà e voi vedrete ora la prima persona a trasformarsi in Super Saiyan, e Goku e Vegeta nemmeno potranno vedere questa grande trasformazione. Boom 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 boom, squarcio letale. Così Freezer si carica alla massima potenza e lancia una supernova che viene caricata al massimo e la lancia sopra Goku. Goku viene colpito da questa botta potentissima. Goku viene messo a terra, ma per fortuna viene colpito, ma non per tutto, per distruggerlo. Arriva Bardock e salva suo figlio e manda sia Vegeta sia Goku insieme in fin di vita sono sul pianeta Terra, e così inizia questo grande scontro fra Bardock e Vegeta. Tutte e due, fra Freezer e Bardock. Invece Vegeta e Goku sono stati mandati sulla Terra e ora voi vedrete. Allora ragazzi, se volete il continuo di questa serie, perché ne ho belle in testa di quello che voglio mostrarvi, voglio 2 mi piace. Arriviamo a 2 mi piace. Bardock e Freezer si vanno a sfidare.
Freezer è nettamente in superiorità, ma Freezer va a notare che mentre stanno combattendo, arrabbiato perché vede che gli altri sono sfuggiti, lancia una delle sue sfere di energia, colpisce proprio Kakarotto, che va contro Vegeta e tutti e due si vanno a schiantare in grande velocità. Bardock non resiste a quello che ha fatto, si arrabbia così tanto, boom, si trasforma nel Super Saiyan della leggenda. Freezer, vedendo questa trasformazione, dice: c'ha solo i capelli colorati. Poi noto una delle potenze più potenti e con lo spirito Saiyan Freezer, boom, continua a essere picchiato al massimo. Freezer non riconosce questa trasformazione, conosce tutte le trasformazioni, conosce pure quella degli scimmioni, conosceva almeno solo quella dei Saiyan. Questa trasformazione non la sapeva, ma a Bardock il Super Saiyan finisce velocemente, infatti Freezer ne approfitta. È così, Bardock però aumenta sempre più di potenza, boom, e continua per un'altra volta a trasformarsi in un Super Saiyan. Freezer ormai è finito, Spirito Saiyan, e Freezer viene eliminato una volta e per tutte, e la sua navicella viene distrutta da Bardock. Il pianeta Vegeta non viene eliminato, ma ora vedrete cosa succede. Mentre passano i mesi e Goku e Vegeta già sono arrivati sulla Terra, e tutti e due hanno ricevuto quella batosta sulla testa, e quindi tutti e due sono diventati buoni. Vegeta tiene i suoi vestiti e quindi possiamo dire che non se li vuole togliere, però Vegeta incontra Bulma e si fidanza con lei, Goku incontra Kiki che si fidanza con lei. Vegeta non ha l'odio per Goku, ma se volete vedere delle cose epiche, voi almeno due mi piace. Arriviamo a due mi piace per il prossimo episodio, so che ce la possiamo fare, quindi ragazzi, nel prossimo episodio ne vedrete delle belle. Quindi ragazzi, io direi che questo episodio può pure finire qui. Ci vediamo al prossimo episodio. Bella ragazzi! Allora raga, vi volevo dire che in questo secondo, forse sentirete la musica di sottofondo, non lo so, vi volevo dire che questa serie sarà la maggior parte, penso che la farò all'inizio della settimana, alla fine della settimana, perché poi in mezzo c'ho Clash Royale e Minecraft e inizierà una nuova serie che non vi spoilerò niente, ste cose. Quindi ragazzi, lasciate like, ci ho messo questa tanto per metterla, clip, quindi ragazzi, bella, ciao!